Irena Sendler ha contribuito a salvare 2.500 bambini dal ghetto di Varsavia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nata e cresciuta in Polonia, Irena è un'assistente sociale cattolica. Ha 29 anni quando scoppia la guerra. Grazie al suo impiego come assistente sociale, riesce a portare in salvo migliaia di bambini e fornire loro documenti falsi per la fuga dal ghetto. Essendo dipendente dei servizi sociali della municipalità, può entrare e uscire regolarmente dal ghetto. Nell'ottobre del 1943 viene catturata e arrestata dalle forze naziste. Viene torturata e condannata a morte, ma gli uomini della resistenza polacca riescono a corrompere i funzionari nazisti e a farla rilasciare in tempo. Dopo la guerra continua il suo impegno nel sociale e riceve la candidatura al premio Nobel nel 2007, che però viene assegnato al politico americano Al Gore. Irena Sendler muore nel 2008. Qui e nella descrizione del video trovi una playlist interamente dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, riassunti, curiosità e altro. Se non sei già iscritto, iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.